Temo che si siano bevuti il cervello, temo che forse non l'hanno mai avuto, temo che Berlusconi è abilissimo nel condizionare tutto l'ambiente circostante ed è abilissimo a berlusconizzare tutti. Se voi prendete un leader, un esponente di centrosinistra e leggete quello che diceva 15 anni fa di Berlusconi e quello che dicono oggi di Berlusconi, vi rendete conto che lui è rimasto esattamente lo stesso, mentre loro si sono berlusconizzati in questi 15 anni in una maniera impressionante, cioè sono loro che parlano come lui, non è lui che è diventato come loro, sono loro che sono diventati come lui, ma proprio come forma mentis, nel senso che dato il problema loro suggeriscono la stessa ricetta che suggerisce lui, sempre. Cioè io quando in campagna elettorale ho sentito dire a Veltroni che in fondo questa idea di castrare i pedofili non è male e che se fosse scientificamente valida si potrebbe esperire anche questo tentativo, mi sono domandato che cosa mancava all'adesione di Veltroni al Popolo delle Libertà. Cioè se apri addirittura alla castrazione chimica, guardate, io non sono contro la castrazione chimica perché non sta bene castrare la gente, non sta bene castrare la gente, ma in ogni caso la castrazione chimica non serve a niente, perché tu a uno lo castri quando ormai ha già fatto quello che doveva fare, tu per evitare che lo rifaccia lo devi mettere in galera e possibilmente fare in modo che non esca più finché non ha finito la pena. La castrazione chimica con questo non c'entra niente, perché il nostro problema in Italia non è che non li castriamo, è che non riusciamo a metterli in galera. E non riusciamo a metterli in galera perché abbiamo una legislazione che è stata fatta per proteggere lor signori e che per proteggere se stessi hanno sfasciato completamente il sistema penale e repressivo. Per cui se dimezzi la prescrizione per i reati di stupro e allunghi i processi con leggi che invece di accorciarli li appesantiscono, il risultato qual è? È che il processo finirà sempre dopo il decorrere della prescrizione. Allora, o accorci il processo o allunghi la prescrizione. Se allunghi il processo e accorci la prescrizione, come ha fatto Berlusconi con la ex Cirielli, i reati, compreso lo stupro, che prima si prescriveva in 22 anni e adesso si prescrive in 12, restano impuniti. Lo stupratore tu non lo potrai neanche castrare, perché vorrai almeno aspettare che venga condannato definitivamente o lo castri soltanto perché sospetti che sia stato lui? Cioè dicono che è stato lui, lo castriamo, poi vediamo. No, poi vediamo no. Prima lo condanni, poi se ti va lo castri pure. Ma il problema è che noi non arriviamo alla condanna. Questi parlano di cose che non esistono. Parlano di processi che non si fanno e non fanno in modo che si facciano i processi. È una berlusconizzazione progressiva del paese e anche del centro-sinistra, che all'input reagisce come reagisce lui, mentre 15 anni fa, quando erano ancora sani di mente, almeno quelli che avevano una mente, rispondevano secondo buon senso. Andiamo a vedere il problema. Le scarcerazioni facili da cosa dipendono? Dai giudici che fraternizzano con gli stupratori o dal fatto che a un certo punto decorrono i termini della custodia cautelare e a uno lo deve mettere fuori se non sei riuscito a condannarlo prima? Poi ci saranno anche dei fannulloni, non lo escludo, ma non è un problema di sistema il fatto che ci sono i fannulloni. Il problema di sistema è che c'è un processo che non funziona perché è programmato per non funzionare. È questo che dovrebbe dire, ma non dico una sinistra, perché non è mica la sinistra che lo. Le persone di buon senso dovrebbero dire queste cose. Si sono fatti fregare il comune di Roma da una propaganda che diceva che la sinistra sta dalla parte degli stupratori e la destra sta dalla parte delle vittime. La destra ha votato la ex Cirielli, la sinistra non so come si era opposta, ditelo. Non potete dire eravamo contro l'indulto perché purtroppo erano a favore, dite almeno che non avete votato la Cirielli mentre Alemanno l'ha votata. Io non gliel'ho manco sentito dire, forse non se ne sono neanche accorti che è passata la Cirielli.